Ho voluto iniziare da questo tema popolare, breve tema popolare, che tra l'altro ha ispirato grandissimi musicisti in variazioni o modifiche, perché è un tema semplice, è un tema quasi infantile, e da questo tema è scaturito un mondo didattico e musicale, educativo. Stiamo parlando, e io sono qui per parlarvene, del metodo Suzuki. Io mi chiamo Elena, il metodo Suzuki è conosciuto ormai in tutto il mondo, è diffuso in tutto il mondo e nasce all'inizio del secolo. Nasce da un didatta giapponese di nome Shinichi Suzuki. Il maestro Suzuki è nato a Nagoya, in Giappone, nel 1898 ed è morto in Giappone. Ritornato in Giappone nel 1998, quasi 100 anni. I suoi 100 anni dedicati alla sua grande passione della musica, che ha scoperto ascoltando in un disco che gli era stato portato da uno zio che faceva un commerciante, che quindi si spostava in Europa, in America. E aveva ascoltato un violino allora all'epoca in Giappone non era conosciuto questo strumento, suo padre aveva una fabbrica di strumenti popolari e innamorato di questo suono ha deciso di mettersi a studiare il violino, piuttosto tardi rispetto a quello che di solito accade, ma a quello che di solito accadeva. Oggi ancora prima si comincia proprio grazie a lui, grazie a questa sua meravigliosa esperienza didattica che lui ha saputo trasformare in un principio educativo. Lui è andato poi a studiare, ha iniziato a 17-18 anni, è andato poi a studiare in Germania. E in Germania è stato folgorato da un'idea straordinaria, e cioè osservando i bambini che parlavano il tedesco, si è detto: ma perché per questi bambini è così facile parlare questa lingua che per me, che sono una persona colta e istruita, è così difficile. E così ha pensato, ha guardato, ha osservato e nell'osservazione non solo dei bambini tedeschi, ma anche dei bambini, figli magari di suoi colleghi, di suoi amici che non erano tedeschi, che vivevano in Germania e imparavano questo tedesco meravigliosamente, senza accenti, senza inflessioni. Ha osservato che il metodo migliore per i bambini è proprio quello dell'ascolto e della ripetizione. E allora ha pensato che siccome la lingua della musica è di fatto una lingua, perché non utilizzare lo stesso sistema per insegnare a suonare ai bambini? Il maestro Suzuki è nato a Nagoya, in Giappone, nel 1898. Ed è morto di nuovo in Giappone quando è rientrato da un percorso lunghissimo di lavoro, di studio che lui ha compiuto in Europa. Infatti lui si era innamorato del violino attraverso un disco che gli aveva portato uno zio commerciante che quindi si spostava in Europa e in America. Questo disco conteneva un brano suonato da un violino. Il violino non era conosciuto quando lui era ragazzo in Giappone. Si è innamorato di questo strumento e ha deciso di studiare questo strumento e di andare a studiarlo proprio nel cuore, nella culla della musica, che era la Germania. Quindi ha vissuto molti anni a Berlino, ha conosciuto molti personaggi importanti e influenti, sia in ambito scientifico che in ambito musicale, e soprattutto è stato colpito dal fatto che i bambini tedeschi parlassero così bene il tedesco. Sembra una stupidaggine, sembra una battuta, però in realtà lui si è chiesto: ma perché questi bambini che sono piccoli parlano così bene una lingua che per me, che sono un adulto, che sono una persona colta, che ho studiato e che sto studiando, è così difficile? E quindi, osservando i bambini, si è reso conto di una cosa semplice, che i bambini imparavano attraverso l'ascolto, l'ascolto e la ripetizione. L'ascolto e la ripetizione però in una fascia d'età molto particolare, perché se proprio lui, che aveva cominciato a studiare il tedesco in età più avanzata, aveva delle difficoltà, soprattutto nella pronuncia, negli accenti.
Non mi riesco a togliere questo accento straniero quando io parlo tedesco, anche se parlo tedesco molto bene ormai, lui aveva una moglie tedesca. E quindi ha pensato che bisognava lavorare con i bambini da subito. Da subito il bambino può imita il proprio genitore. E allora perché non farlo attraverso la lingua universale della musica? Lui ha iniziato ovviamente con il violino, perché era il suo strumento, lo strumento che amava. E ha immaginato un percorso che facesse proprio come fa la lingua madre. Infatti il metodo Suzuki è detto anche metodo della lingua madre. Un percorso fatto di piccole parole, di piccole frasi, di piccoli frammenti che attraverso l'insegnante, che è lo specialista, e il genitore, che è davvero il maestro del proprio bambino ogni giorno, diventino il linguaggio di questo bambino. Il percorso del metodo Suzuki è un percorso fondamentalmente inteso anche come educazione, educazione all'attenzione, educazione all'ascolto, educazione alla bellezza. Suzuki è stato chiamato alle Nazioni Unite a fare un discorso e nel suo discorso ha detto: se tutti i bambini del mondo con le loro famiglie potessero studiare attraverso questo metodo fin da piccoli la musica, non ci sarebbero le guerre. E questo diceva: ma forse è un po' esagerato. No, è vero, perché l'insegnare la bellezza, l'insegnare l'attenzione, l'insegnare la sensibilità, l'insegnare l'ascolto, vuol dire che questi bambini crescendo imparano a stare con gli altri in maniera completamente diversa. Che cos'è allora, in soldoni, questo metodo Suzuki? Metodo Suzuki parte appunto da questa prima parola mamma del linguaggio Suzuki, che è questo tema che noi abbiamo sentito, che io ho fatto con un ditino soltanto al pianoforte, proprio per far capire quanto sia semplice questo tema. Questo tema viene insegnato ai bambini in forme diverse, in forme ritmiche diverse, perché attraverso le forme ritmiche i bambini imparano anche a sviluppare senso ritmico, a sviluppare l'uso dell'arco, quindi qui parliamo ovviamente dell'applicazione che Suzuki ha fatto sul suo strumento, sul violino. Quindi io non posso iniziare subito con delle note lunghe, con l'arco che va tutto storto sul violino, che è difficile da tenere. Devo iniziare con delle piccole arcate brevi, dei frammenti, e poco alla volta imparerò a utilizzare lo strumento, a utilizzare l'arco e quindi la tecnica strumentale, e poi a mettere le dita, a comporre quelle parole attraverso le note, la notazione vera e propria. Il metodo Suzuki diciamo che si è evoluto nel dopoguerra, anche se Suzuki ha iniziato la sua ricerca prima e durante la guerra, però appunto la guerra ha bloccato un po' tutte le attività e lui ha potuto così sedimentare, ragionare bene in quello che stava costruendo e, rientrato poi in Giappone dopo la guerra, ha potuto iniziare a sperimentare con dei bambini molto piccoli questo processo di apprendimento. E addirittura ci sono bambini in Giappone che hanno iniziato prestissimo, hanno iniziato a 3-4 anni. Questa metodologia ha appassionato tutti i didatti di tutto il mondo e soprattutto ha appassionato anche dei musicisti di altri strumenti che hanno detto: ma lo stesso sistema, lo stesso meccanismo, lo stesso principio può essere applicato al violoncello. E infatti Pablo Casals, grandissimo violoncellista che aveva conosciuto Suzuki, ha detto: perché non col violoncello? Perché non col pianoforte? Perché non con il flauto? Perché non con qualunque strumento possa essere dato in mano ai bambini? Ecco, un'altra delle caratteristiche del metodo Suzuki è lo strumento. Lo strumento che è piccolo, perché il bambino è piccolo e cresce insieme al bambino. Infatti ci sono violini che si chiamano un sedicesimo, molto piccoli, con i quali si inizia e poi man mano che il bambino cresce, cresce anche con lui lo strumento. L'unico strumento che non c'è piccolo è il pianoforte,
Però gli insegnanti, i fondatori del metodo Suzuki sul pianoforte, cioè i didatti che si sono occupati di questo, hanno potuto supplire alla difficoltà della distanza dei tasti con una tecnica molto particolare sul pianoforte. Gli strumenti ormai della famiglia Suzuki sono tantissimi, sono moltissimi, in Italia ne abbiamo 10, c'è il violino, il capostipite, il violoncello, la viola, il contrabbasso, poi ci sono i pianoforti, le chitarre, mandolino, che è nato proprio in Italia come metodologia, come principio metodologico, cosa ho dimenticato? L'arpa, la chitarra e in ultimo arrivo nella famiglia Suzuki, la fisarmonica, che ancora non era nella famiglia Suzuki e anche questa è nata in Italia. Attraverso proprio la passione di questo strumento e quindi la trasformazione della metodologia rispetto alla tecnica e alle difficoltà e all'approccio strumentale con uno strumento diverso. Quindi a partire da Suzuki, che si è occupato del violino, molti altri insegnanti sono diventati pionieri dei loro strumenti, creando una metodologia specifica che è sempre appartiene alla famiglia Suzuki, sempre si chiama metodo Suzuki, però è dedicato, è offerto ai bambini su altri strumenti, quindi i bambini hanno una scelta enorme, i bambini e le famiglie, perché la caratteristica del metodo Suzuki è quella del famoso triangolo bambino, genitore e insegnante. Il bambino impara il frammento, impara la prima parolina, la prima posizione, il primo ritmo attraverso la lezione con l'insegnante, il genitore, che può essere la mamma o il papà, segue la lezione e a casa diventerà il maestro del suo bambino. Spesso succede che il genitore, che magari aveva iniziato un pochino a suonare da giovane, riprende a suonare con il proprio figlio e quindi diventa veramente una didattica familiare, un modo di fare musica insieme. Il bambino diventa molto più bravo del genitore e a volte si scoprono proprio dei grandissimi talenti in questi bambini. Suzuki diceva che ogni bambino ha talento, si tratta solo di tirarlo fuori. Non tutti i bambini faranno i musicisti, ma il senso di questo percorso che inizia a 3 anni, da piccolissimi, non è quello di farne dei musicisti, ma è quello di educarli attraverso la musica. Ecco perché è così importante la famiglia ed è così importante la metodologia. Gli insegnanti Suzuki sono degli insegnanti diplomati, ma che fanno un percorso di studi didattici col metodo prima di approcciarsi ai bambini, perché altrimenti sarebbe un approccio così inventato. In realtà il metodo Suzuki ha delle caratteristiche molto particolari sul tipo di didattica e quindi ogni insegnante, oltre al suo diploma strumentale, oltre alla sua carriera strumentale, studia anche il metodo Suzuki, ha degli esami addirittura internazionali per poter insegnare con questa metodologia. Questo garantisce anche al genitore una certa capacità didattica. Il mondo Suzuki è un po' piramidale, si parte dai bambini, che sono migliaia e migliaia in tutto il mondo, i loro insegnanti, ogni nazione ha delle associazioni, in Italia abbiamo l'Istituto Suzuki Italiano, che raccoglie tutte le associazioni Suzuki d'Italia, le raccoglie in questa grande famiglia suzukiana, che a sua volta risponde all'European Suzuki Association, che risponderà a quella mondiale. Quindi è tutto un passaggio di competenze e di collegamenti. Ci sono dei grandi momenti importanti, che sono le convention, che sono gli incontri, che sono la musica d'assieme, dove bambini da tutto il mondo si ritrovano. Per esempio, ci sono in tutto il mondo, una delle ultime è stata a Torino. Torino nel 2007 c'è stata la convention italiana Suzuki e in questa convention sono venuti in Italia da tutto il mondo bambini che suonavano tutti questi strumenti,
hanno suonato con gli altri bambini, con 1.000 bambini, e alla fine un grande concerto li ha raccolti tutti. Poi ci sono le convention, i rendezvous della propria nazione. In Italia ne abbiamo già avuti due. Il prossimo, se sarà possibile, sarà nel 2021 a Cuneo. E accoglierà 1.000 bambini da tutto il mondo, 1.000 bambini di tutti i diversi strumenti della metodologia Suzuki. E in Italia abbiamo ancora una particolarità. In Italia è nato anche il Children Music Laboratory, il laboratorio dei bambini. Perché? Perché osservando il percorso suzukiano, ci si è resi conto che non era sufficiente l'approccio diretto con lo strumento e il maestro di strumento, perché mancava un bagaglio che è fatto di motricità fine, di sviluppo della motricità, di sviluppo della capacità d'attenzione, di sviluppo di competenze ritmiche, melodiche, armoniche. E poi andando avanti ancora di più, bisogna imparare a leggerla la musica, perché non è vero che i bambini Suzuki sono tutte marionette che suonano a memoria e non sanno leggere. Sanno leggere come? Non leggono il primo anno, i primi 2 anni, perché all'inizio appunto il percorso è per imitazione, ma poi leggono la musica, leggono anche in più chiavi, perché gli strumenti hanno diverse chiavi. Di conseguenza è nato questo laboratorio musicale che adesso è diffuso anche questo in Europa, è ormai tradotto in 8 lingue ed è una nostra prerogativa, una prerogativa italiana. Le scuole italiane quasi tutte hanno i corsi CML che iniziano prima dell'approccio strumentale. Quindi nel corso CML, Children Music Laboratory, i bambini vengono in gruppo questa volta, non è la lezione individuale, in gruppo con il genitore, può essere la mamma oppure il papà, e iniziano proprio a elaborare tutti quegli elementi che saranno utili poi all'approccio strumentale. Abbiamo sentito, ho detto prima, che il tema di Bella Stella, viene sviluppato ritmicamente. Viene sviluppato ritmicamente perché appunto attraverso l'arco il bambino non può iniziare con subito il tema, le note lunghe, le dita sulla tastiera. Inizierà con i ritmi, cioè inizierà sviluppando il suo senso ritmico e abituandosi allo strumento con le variazioni ritmiche, quelle che noi chiamiamo variazioni ritmiche. Le variazioni sono questo tema, cioè questa parola mamma del metodo Suzuki, però variata ritmicamente. Ad esempio, una delle primissime variazioni è la sequenza di 4 note uguali, no? Pa 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 pa. Oppure, e noi a questo diamo un nome per i bambini piccoli che lo imparano attraverso il corpo. Questo è camminando, passeggiando. Loro canteranno ed eseguiranno questo camminando, passeggiando e assimilano la melodia, il ritmo, l'armonia che ovviamente l'insegnante accompagnerà al pianoforte e lo fanno insieme. I gruppi normalmente nel CML sono gruppi da 8-10 bambini con la loro mamma o il loro papà. Poi c'è un'altra variazione, le variazioni sono moltissime, sono 10, sempre su questo tema. L'altra variazione è quella che noi chiamiamo ritmo delle patatine fritte, che è questo. Patatine fritte. E i bambini eseguiranno queste patatine fritte con lo strumento, con il corpo, con la voce, con i legnetti. Nella lezione CML hanno tutta un'attrezzatura ritmica e anche strumentale. E quindi la canzoncina diventerà una canzoncina più elaborata. Perché? Perché attraverso il canto, attraverso l'uso del corpo, loro svilupperanno quelle competenze necessarie all'approccio strumentale. E voi dite, beh, qualcuno si chiederà, beh, però se Suzuki non aveva il CML, non aveva questa lezione di gruppo e ha funzionato così bene, perché noi sì? Perché noi siamo nel 2020, Suzuki si rivolgeva ai bambini giapponesi, nel primo dopoguerra. Quindi la cultura giapponese è una cultura diversa dalla nostra, e
I bambini giapponesi dai 2 anni iniziavano a studiare tutta una serie di cose, la scrittura attraverso i pennelli, la cerimonia del tè, l'ikebana, l'origami, cioè tutta quella manualità, tutta quella disciplina interiore faceva parte della loro cultura e del loro sviluppo. Oggi i nostri bambini sono cambiati, hanno mille cose intorno che gli danno stimoli, quindi trovare degli stimoli mirati e abituarli all'attenzione mirata non è così facile e non è così automatico. Bisogna arrivarci piano piano attraverso il meccanismo più semplice, che è quello del gioco, del fare insieme. Ecco perché la lezione CML è una lezione collettiva, perché i bambini si guardano tra loro, si guardano la loro ma anche l'altra mamma, e quindi attraverso questa imitazione di gruppo, questo gioco di gruppo, loro assimilano tutta una serie di elementi che non sono così semplici, così naturali, perché loro impareranno anche la sequenza delle note, all'inizio a memoria, poi impareranno a leggerla, impareranno il basso, impareranno le armonie, impareranno tutta una serie di elementi che costruisce le loro competenze musicali, il loro linguaggio musicale, per arrivare proprio a suonarlo come parlano, esattamente come parlano. C'è anche un'altra caratteristica molto molto importante che forse Suzuki aveva solo intuito all'epoca, che è caratteristica di questa metodologia e delle metodologie dedicate ai bambini, e cioè lo sviluppo cerebrale. Noi sappiamo che il bambino nasce molto molto incompetente, a differenza di tanti animali, l'uomo è quello che nasce più incompetente e sviluppa piano piano le sue capacità con un'infanzia molto lunga. Quindi il cervello del bambino svilupperà le sue connessioni attraverso l'esperienza, esperienza che gli viene dall'esperienza personale diretta, dai sensi, dalle percezioni sensoriali e poi da quello che gli altri, il suo ambiente culturale, gli possono offrire. Esistono però delle finestre temporali molto importanti in questo sviluppo, parliamo proprio dello sviluppo neurochimico del cervello, e sono proprio nella prima infanzia. Ecco perché è così importante il metodo Suzuki, e cioè l'educazione precoce attraverso la musica, in questa fascia d'età. Perché è proprio in questa fascia d'età che, al di là delle competenze musicali, noi sviluppiamo nel bambino delle abilità, sviluppiamo delle connessioni. Il bambino imparerà attraverso le musiche, la canzoncina, il movimento, l'attenzione, l'osservazione, il suo cervello connetterà, si connetterà e quindi creerà delle abilità che possono andare da qualunque parte. Noi abbiamo notato in tanti anni, ormai in Italia il metodo Suzuki è stato portato da due grandissimi didatti che sono Antonio e Lee Robert Mosca. Lee Robert Mosca è una americana che è andata proprio a imparare la metodologia dal maestro Suzuki, che viveva all'epoca a Matsumoto, il paese dove lui poi è rimasto, poi rientrando poi dalla Germania per tutto il resto della vita. E suo marito Antonio Mosca, violoncellista, lei violista e violinista, hanno portato in Italia questa idea meravigliosa del metodo Suzuki per i bambini. Poi insieme a me a Torino è stata fondata questa associazione culturale che creava non i talenti del violino o del violoncello, ma creava dei bambini più capaci, più sensibili, con delle doti umane migliori. E noi l'abbiamo potuto vedere questo, perché è nato il metodo Suzuki a Torino, è iniziato negli anni 70, metà degli anni 70, 75, 74, 75, 76, poi negli anni 80 abbiamo iniziato questa sperimentazione all'inizio del CML, con i gruppi di bambini, e oggi i nostri bambini di allora sono a loro volta genitori, e molti hanno portato i loro figli alla scuola Suzuki, sono diventati hanno creato di nuovo il triangolo con i loro figli.
Ecco, questi bambini, non tutti hanno fatto i musicisti. Qualcuno crescendo ha conservato la musica come un bagaglio personale di amore, di amicizia, di piacere personale. Qualcuno ha proprio smesso di suonare, ma continua ad ascoltare musica e a intendersene di musica. È un buon fruitore di musica, va a concerti, ascolta ed è un buon critico di musica. Altri hanno continuato a suonare in maniera amatoriale, pur facendo chi il chirurgo, chi l'estetista, chi la segretaria d'azienda. Non è il senso di iniziare così presto, è proprio il senso di sviluppare determinate abilità, determinate caratteristiche, che poi il bambino metterà laddove è più la sua natura, il suo piacere, la sua ambizione. Lo sviluppo però di competenze e di capacità e di maturità nella primissima infanzia lo rende più capace poi di scegliere. Noi abbiamo visto i nostri ragazzi non avere troppi dubbi, non avere a 14-15 anni, ma non so cosa voglio fare, non so che scuola fare, non so. Avevano le idee molto chiare. Chi voleva continuare gli studi musicali, pur affiancandoli magari a un altro tipo di scuola, e chi invece, no, io voglio fare il chirurgo, io voglio fare come si dice, l'ingegnere, io voglio fare qualunque altra cosa. Più maturi nelle loro scelte e nelle scelte delle cose che erano più attinenti a quello che loro amavano fare. Lo studiare così presto, l'imparare così presto, ha voluto dire poter scegliere con maggior maturità, con maggior competenze per il loro futuro. E oggi sono dei ragazzi, degli uomini molto più maturi, molto più sensibili, molto più attenti. E poi una cosa straordinaria che ci è successa molto recentemente è stato fatto un incontro per i compleanni di Antonio e Eli Mosca, perché erano appunto i fondatori del metodo Suzuki a Torino, ed è stato mandato l'invito anche a ex allievi che da anni non si vedevano più, che abitavano magari in altre città, e sono venuti tutti. E anche chi non suonava più ha detto: vabbè, datemi i piatti, datemi il tamburo, datemi qualcosa che voglio suonare insieme ai miei amici come una volta. Qualcuno è arrivato con i figli, col marito o con la moglie. Quindi questa meravigliosa così, vita, questa meravigliosa famiglia che crea il metodo Suzuki, che va al di là poi di quello che è il semplice momento così, della soddisfazione personale, del sentire il proprio bambino che suona, dell'orchestra. Perché eccola un'altra cosa straordinaria del metodo Suzuki: da subito si suona insieme, si fa orchestra, si suona con gli altri, perché si parla con gli altri. Abbiamo parlato di questi bimbi straordinari, se uno va a vedere, ci sono tantissimi video su YouTube, oppure va a sentire dei concerti e vede questi bambini che a 4-5 anni suonano già dei pezzi anche piuttosto difficili, anche complessi. E dice: vabbè, ma allora è perché è portato. Non è così, non è così. È perché ha talento. Certo, tutti i bambini hanno talento, ma i bambini Suzuki hanno veramente un talento speciale. E il loro talento è avere dei genitori che credono in questa metodologia. Perché è davvero il genitore, non senza molta fatica, che fa la differenza. Il metodo Suzuki è un metodo che per il bambino può essere gratificante, piacevole e anche divertente, ha i suoi momenti più difficili, i suoi momenti più delicati, ma è veramente faticoso per i genitori, perché è da loro che dipende l'educazione del bambino, la capacità. L'insegnante Suzuki, quando il bambino non fa bene una cosa, non dirà mai al bambino: non hai fatto bene, dirà al genitore: non hai fatto bene, non al bambino, perché è il genitore il maestro del bambino e quindi è il genitore responsabile di questa crescita. Ecco perché il metodo Suzuki è un metodo straordinario, ma non tutti hanno voglia di intraprendere questo percorso, perché è molto impegnativo per la famiglia, soprattutto ovviamente nei primi anni. Il bambino comincia a 3 anni,
All'inizio può essere un bel gioco il cantare col proprio bambino, ma non è solo questo, perché se noi vogliamo ottenere la motricità fine, per esempio, una delle nostre cose, la caratteristica, anche il simbolo del CML, è la lumachina. Perché la lumachina, che è questa, la lumachina che si fa con le mani, per un bambino di 3 anni non è così facile. E la lumachina non è soltanto una lumachina normale. Una lumachina parte da così per il bambino e piano piano le tira fuori queste piccole dita. Ma il genitore tutti i giorni deve dire proviamo a fare la lumachina, proviamo, perché poi si arriva così. Poi si arriverà alla lumachina con un grande occhio rotondo. Poi si arriverà d'inverno, la lumachina ha preso il raffreddore, è sternutito. Questa posizione non è così semplice per il bambino, ma è la posizione naturale che gli permetterà la presa dell'arco. Adesso io faccio finto che il mio dito sia un arco, ed è questa la posizione che poi il bambino prenderà sull'arco. Questa posizione è anche la posizione su qualunque strumento, le dita morbide, rotonde, naturali. Per i bambini non è così facile. Quindi ottenere questo risultato non vuol dire fare insieme le canzoncine, giocare, che è bellissimo, giocare col violino finto che c'è nella valigetta, la pallina, eccetera, le nacchere, eccetera. Ma vuol dire farlo ogni giorno con mamma o con papà, o con tutte e due, o anche con la nonna se viene a vedere la lezione una volta. È importante che però sia un genitore, non un nonno, uno zio, un parente che segue il bambino, perché l'educazione va fatta a casa, va fatta ogni momento, durante la giornata. È il genitore che sa qual è il movimento migliore per fare quella piccola cosa, quel piccolo esercizio. Non si può pretendere ovviamente che il bambino a 3 anni stia un'ora a fare l'esercizio. Bisogna trovare momenti differenti. Il ritmo, io lo dico sempre alle mamme, il ritmo lo possiamo fare anche quando andiamo a fare la spesa. Lo sediamo nel carrello, gli diamo in mano quell'affare là che si infila nel carrello e dice imita questo ritmo. E intanto noi riempiamo il carrello. Cioè deve diventare la musica la quotidianeità, e questo è difficile, è faticoso per i genitori, però è enormemente gratificante. Ci sono poi le canzoni per fare, che insegnano appunto dei movimenti che diventeranno competenze. Ci sono tutte le canzoni di repertorio che i bambini suoneranno, che vengono prima imparate anche attraverso il corpo. Per rimanere in tema, Bella Stella, guardate un po' com'è, si fa guardando col binocolo delle lumachine la stella. E questa, per esempio, è già una grossa conquista. Per di più c'è una frase, un'altra frase. E allora una frase sarà Bella Stella, dimmi tu cosa vedi da lassù. Questa è la frase A. B è una risposta ed è la stella che risponde. Da quassù io vedo te. Poi dopo un po' più lontano. Da quassù io vedo te. Bella stella, dimmi tu cosa vedi da lassù. Allora, i bambini hanno imparato attraverso il proprio corpo, oltre che una manualità che gli servirà per gli strumenti, la struttura, la parte A, B, A, una struttura musicale di una canzone. In ogni canzoncina di repertorio, in ogni canzoncina per fare, nulla nella classe CML è lasciato al caso. Ogni movimento, ogni piccola azione, ogni piccola coreografia è legata a una finalità didattica importante. E questo è il ruolo nel primo anno che anticipa l'approccio strumentale. Se il bambino arriva al CML a 3 anni, inizierà a suonare l'anno successivo. E poi il CML lo accompagnerà, perché diventerà imparare a leggere, imparare a scrivere la musica, imparare a fare le armonie, imparare a vedere quello che sa già fare, a vederlo come si fa normalmente nello spartito, nelle cose. Quindi io chiuderei così questo mio intervento, spero di essere stata abbastanza esaustiva sul metodo Suzuki, c'è moltissimo da dire, e chiuderei con una variazione, una delle variazioni, una delle prime variazioni che i bambini fanno, a parte il camminando, passeggiando che abbiamo visto, che è proprio quella strutturalmente più semplice, è quella della canzoncina Quando la bambina.
si chiama quando la bambina fa la birichina, perché appunto quando la bambina fa la birichina, la mamma con la bacchettina, insomma è un po' come dire lavoriamo insieme, lavoriamo con la mamma o lavoriamo con il papà, però costruiamo questo repertorio. Io ve la eseguirò e la eseguo senza strumenti perché vi faccio vedere qual è la coreografia. La coreografia vuol dire una sequenza di movimenti che devono memorizzare i bambini, ma non solo i bambini, anche le mamme, perché la fanno insieme. E nella sequenza dei vari movimenti ci sono elementi che ci serviranno dopo. Magari non lo sanno in quel momento perché stanno facendo questo, ma poi lo scopriranno attraverso poi l'approccio dello strumento. Quando la bambina fa la birichina, patatine fritte, patatine fritte. Ecco la mammina con la bacchettina, patatine fritte, patatine fritte. Poi a lei dispiace, poi a lei dispiace. Poi a lei dispiace, poi a lei dispiace. Quando la bambina fa la birichina, ecco la mammina con la bacchettina.